Secondo video della giornata, incredibile ma vero, dopo aver riportato il contenuto oggi inerente a Paolo Dybala, è giusto parlare di Dusan Vlahovic, dato che sarebbe anche un profilo interessantissimo da accoppiare a Paolino. E anche oggi proprio ripetevo la volontà che ho da tifoso della Juventus di invitare la mia società a fare un passo in più, uno sforzo grande per affiancare a Paolo un grande finalizzatore. Ecco che Romeo Agresti se ne esce con una vera e propria bomba. Poi il periodo è perfetto, proprio perché sabato dopodomani andiamo a affrontare la Fiorentina di Vlahovic, lo vedremo da vicino. Già l'anno scorso ci ha segnato calcio di rigore, cucchiaio e poi un'esultanza un po' particolare. Ecco, noi quell'esultanza speriamo di vederla a Torino negli anni prossimi, anche perché Vlahovic è a livello statistico uno degli attaccanti più interessanti per il domani, di quello che verrà, è uno dei giocatori più interessanti appunto insieme ad Haaland e Borussia Dortmund, e dato che il primo ce lo siamo fatti scappare, l'hanno ufficializzato un po' tutti gli addetti ai lavori in casa Juve, cerchiamo di non farci scappare nemmeno il secondo. Ci tengo a sottolineare una cosa, non è un'ufficialità di mercato. L'unica ufficialità su Vlahovic che abbiamo avuto fino adesso l'ho riportata qualche settimana fa, secondo la quale la Fiorentina aveva comunicato sul suo sito un comunicato ufficiale dove si andava a comunicare appunto ai tifosi della Fiorentina che Vlahovic non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Quindi attenzione, perché c'è ancora un anno e mezzo di contratto. Vlahovic a gennaio non può accordarsi con una squadra per accasarsi a parametro zero a giugno. Questo è bene ricordarlo, perché in tanti mi hanno scritto nei giorni scorsi: allora basta non prenderlo a gennaio, gli facciamo firmare il contratto e a giugno arriva gratis. No, non è così, c'è ancora un anno e mezzo di contratto. Situazione diversa per Pogba, che sì, andrebbe in scadenza, e anche oggi si è parlato ancora una volta di Pogba. Io non voglio affrontare questo discorso in questo momento proprio per un motivo, ve lo torno a ribadire: io credo che sia necessità proprio tecnica e tattica per Massimiliano Allegri avere un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio, ma non un rinforzo in attacco perché dobbiamo fare numero un po' come l'anno scorso in cui serviva la quarta punta. No, abbiamo necessità di migliorare qualitativamente il nostro attacco, inserendo un giocatore con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo ora in rosa. Attenzione però, perché questo non significa che la Juventus andrà su un attaccante a gennaio. Questa è la mia opinione ed è per questo che vi dicevo, non è un'ufficialità, ma Romeo Agresti ha detto di aver parlato direttamente con degli addetti ai lavori della Fiorentina, spiegando che la volontà della società gigliata, dalla società viola, è quella di cedere già a gennaio Vlahovic. Sì, già a gennaio. Quindi, secondo la Fiorentina, Vlahovic è sul mercato già da gennaio, nei prossimi due mesi, nella prossima finestra di calciomercato invernale. E la valutazione che fanno del cartellino è intorno agli 80 milioni di euro. Tra l'altro specificando come in realtà da Firenze siano partiti degli aerei direzione Premier League per andare un po' a sondare il terreno con le squadre più ricche, perché ad oggi lo sappiamo, il calcio inglese è quello che domina sulla chiave mercato proprio per un discorso di ricchezza rispetto a quello italiano, che ormai ha fatto il suo corso, è un po' passato di moda anche. E quindi è molto probabile che poi Vlahovic possa partire davvero a gennaio direzione Premier League, direzione Inghilterra. Ma la Juventus? Allora, vi avevo parlato nelle settimane scorse di un interessamento della Juventus nei confronti di un centrocampista in particolare, Tchouaméni, che anch'esso aveva una valutazione alta dai 40 ai 60 milioni di euro, ma qui c'è la volontà della Juventus, secondo gli addetti ai lavori, di andare a fare un colpo a centrocampo a gennaio, sempre pensando ad una ed una sola cosa. Ogni acquisto potenziale della Juventus passa da una o più cessioni. Perché se è vero come è vero che in questo momento sembriamo aver trovato la quadra con questo 4-4-2 in fase di non possesso, e in fase di possesso poi scoppia con il caos creativo di cui avevamo parlato quest'estate, è anche vero che ogni giocatore ha un suo rincalzo, quindi ci sono i titolari e ci sono le riserve. Ora qua vi metto una grafica di quelli che sono stati titolari in Juventus e Zenit e di quelli che mi auguro possono essere titolari anche in Juve e Fiorentina, perché in questo momento particolare e preciso della stagione c'è bisogno di certezze, non tanto perché questi secondo me sono gli 11 più forti che puoi schierare, quanto più perché hanno convinto nel momento più difficile della stagione e quindi è necessario dare continuità a una formazione che ha fatto bene. Quindi dicevamo, se entra qualcuno deve uscire qualcun altro,
E se a centrocampo c'era la volontà di fare un colpo a patto che potessero uscire giocatori come Ramsey e Rabiot dagli stipendi elevati e che non hanno avuto un vero e proprio impatto positivo nella Juventus in questi anni, c'era il nome di McKennie che risultava interessante in ambito cessione poiché poteva essere monetizzato. Attenzione perché oggi invece McKennie è un titolare della Juventus, dato che viene da 2 gol consecutivi, quelli con Sassuolo e Verona che poi ci hanno portato la sconfitta, e una traversa in Champions League con lo Zenit. Ma ad oggi pare proprio che Allegri abbia individuato in McKennie il giocatore ideale da mettere al fianco di Locatelli. E quindi se fino a qualche settimana fa McKennie poteva essere il tesoretto da utilizzare per andare a comprare un centrocampista, oggi forse non è più così e delle due ci penseranno anche 2 volte andare a cedere un giocatore che quest'estate avrebbero mandato via senza alcun tipo di problema. Poi probabilmente McKennie è anche cambiato il livello di testa, di mentalità, è più libero, ora sente più fiducia rispetto a qualche mese fa ed ecco che è tornato il giocatore che l'anno scorso ci aveva fatto ben sperare. Però bisogna dare continuità, perché non va bene giocare un paio di mesi e poi basta, un paio di mesi e poi basta, no. Bisogna dare continuità per crescere, per capire se siamo giocatori da Juve, e nello fattispecie McKennie, centrocampista da Juve, bisogna dare continuità. È per quello che vi dico, voglio vedere gli stessi 11 contro la Fiorentina. Però perché vi dico che fatico a credere a Vlahovic a gennaio? Innanzitutto perché dovresti andare a cedere appunto dei giocatori in attacco, e se pensi che Morata non è tuo, quindi non ci guadagni niente e difficilmente chiami l'Atletico e glielo rimandi indietro così tanto per. Caio è appena arrivato, l'hai pagato 1,5 milioni, non ha ancora dimostrato, deve ancora entrare nel giro degli attaccanti, ancora nel giro della testa di Allegri. Ken l'hai appena comprato a tutti gli effetti, perché l'hai preso in prestito, sì, prestito con obbligo di riscatto, sono 40 milioni di euro, sei stato troppo frettoloso, può essere, ma ad oggi questo è. Dybala, lo sappiamo, giocatore in più di questa Juve, prossimo al rinnovo di contratto, su Chiesa non c'è da dire niente, se non che a giugno dovremo pagare proprio la Fiorentina i soldi che mancano per la conclusione dell'acquisto, ne rimane fuori uno, che è Kulusevski, che ha sì un grande valore di mercato, che ha sì tanto mercato e che no, non ha convinto e che in questo momento è un giocatore misterioso, un oggetto misterioso, ancora fatichiamo a capire dove collocarlo, ancora Allegri non ha capito cosa può dare, sì, è vero, è anche vero che se lavori con i giovani devi avere il tempo di aspettarli, ma non all'infinito, e quindi se a gennaio dovesse esserci la possibilità di acquistare Vlahovic, io non so se la Juventus sarà in grado di proporre quella cifra, 80 milioni di euro, anzi difficilmente la Juventus riuscirà, e lo sappiamo, l'abbiamo visto con Locatelli quest'estate, abbiamo insistito fino a che poi non è arrivata la possibilità di fare una roba del genere, ma se dovesse incastrarsi la possibilità di cedere Kulusevski per arrivare a Vlahovic, penso che sia giusto farlo, anzi da parte mia ci sarebbe assolutamente la volontà di fare questa cosa. Proprio perché Kulusevski in 1,5 anni con 2 allenatori differenti è sempre stato un po' sballottato a destra e a sinistra, forse ci ha anche fatto capire che a livello di mentalità non è prontissimo ad oggi ad essere un titolare, un giocatore importante per la Juve. Vlahovic invece è un giocatore che ci manca all'interno della rosa, delle caratteristiche che nessun altro attaccante ha, e sicuramente il futuro è suo e andrebbe a formare con Paolo Dybala una coppia perfetta. Illazioni, non sono notizie di mercato, sono ragionamenti miei. Se è vero che a centrocampo poteva arrivare un grosso investimento facendo uscire un centrocampista, allora la stessa cosa vale in attacco. Se invece la Fiorentina non riuscirà a cedere Vlahovic nella finestra di calciomercato invernale, diventerà un tema quest'estate, perché Alvaro Morata a 30-35 milioni di euro non verrà riscattato dalla Juventus, o almeno non credo che verrà riscattato dalla Juventus, e lì sì che si libera quello slot. È anche vero che non guadagni niente, e qui mi duole dirlo, entra in gioco una variabile impazzita, perché io vedo più probabile quest'estate l'arrivo di Vlahovic alla Juventus piuttosto che quest'inverno, perché è vero che Morata torna fuori, se ne va, libera uno slot e quest'estate si attiva una clausola di rescissione importante per uno dei calciatori che secondo me, se non è quest'anno, è poco più avanti destinato a lasciare la Juventus, Matthijs de Ligt, sul quale è stato fatto un grosso investimento in un momento in cui ancora si poteva fare, pre-Covid, in cui la Juve stava bene, e non so quanto la Juve sia stata soddisfatta di aver fatto questo investimento. Traduco, è un difensore centrale che costa quella cifra lì e che il prossimo anno attiverà una clausola intorno ai 150 milioni di euro, non gli puoi dire di no. Se arriva una squadra e ti mette sul tavolo 150 milioni di euro per un difensore centrale
per Matthijs de Ligt, per quanto lo sapete, io adoro Matthijs de Ligt, ma per quella che è la situazione della Juve, di autofinanziamento e di necessità di avere degli ingressi, perché siamo poveri in questo momento, non siamo più la Juve degli altri anni, ecco, io credo che se vendi De Ligt a 150 e non riscatti Morata, sono virtualmente 180, ed è vero che non si fa così il mercato, ma quegli 80 milioni poi per Vlahovic saltano fuori in un qualche modo. Ribadisco, ci sono quelli da pagare per Chiesa, quelli da pagare per Locatelli, quelli da pagare per Ken, c'è il rinnovo di Dybala, c'è il rinnovo di Cuadrado, bisognerà capire De Sciglio, Bernardeschi, Perin, tutti quelli che scadono, Douglas Costa, perché quelli bisogna sostituire, ed è l'anno prossimo che la Juventus dovrà fare veramente un salto in avanti, perché quest'anno d'Allegri è stata data in mano una squadra che per necessità era quella, la rosa era quella per necessità. L'anno prossimo bisognerà fare delle scelte, e quindi tenere Kulusevski a gennaio, dato che prima abbiamo parlato di un'eventuale cessione di Kulusevski a gennaio, ma tenere Kulusevski a gennaio apre la possibilità l'anno prossimo di valorizzarlo maggiormente, proprio perché, come abbiamo detto, tanti giocatori escono, e quindi i giocatori che hai in rosa devono responsabilizzarsi, un po' come è stato l'anno scorso con l'addio di Ronaldo. Se ne va Ronaldo, quest'anno la responsabilità cade su Chiesa e Dybala. Se l'anno prossimo dovesse andarsene un altro, chissà, per dire, se ne va Bernardeschi perché scade il contratto. Secondo me il ruolo che sta facendo Bernardeschi lo può fare benissimo Kulusevski, ad oggi non è pronto, però bisogna arrivare l'anno prossimo ad essere pronti per, bisogna capire. Quindi, per concludere, a gennaio Vlahovic sarebbe un colpo incredibile, ma temo che sia paradossalmente, palesemente fuori mercato per la Juventus, sia per una questione economica, sia per una questione di spazio, proprio fisica. Abbiamo troppi giocatori. L'unico modo che vedo plausibile per arrivare a Vlahovic è una cessione di Kulusevski, e mi viene da dire anche di un altro giocatore che va a liberare un po' di liquidità a livello di ingaggio, pensando anche che la Fiorentina magari ti venga incontro su un pagherò o me ne dai un po' adesso e un po' tra poco. Quest'estate dovesse essere ceduto De Ligt e dovesse non essere scattato Morata, lo vedo molto più probabile, proprio perché la Juventus avrà la necessità di rifarsi il look. Però qua è un gatto che si muore della coda, perché comunque a gennaio la necessità di avere un attaccante per quello che è il gioco di Allegri rimane.